Ciao a tutti, bentornati come una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Worms Rumble, un gioco che viene venduto a un prezzo incredibile, 14,99, è della saga Worms, realizzato con l'Unreal Engine. È molto interessante come gioco perché prende quelle che sono i Worms come li conosciamo, come li conoscono i giocatori come me di vecchia data, ma li mettono in un'ambientazione, cioè un tipo di gameplay deathmatch a squadre o battle royale. Io ho fatto l'addestramento, poi ho detto no dai, è veramente figo e lo proviamo. Anzi, magari poi qua potete vedere la modalità, qua ho fatto l'addestramento, possiamo avviare qua appunto questa modalità, possiamo personalizzare andando poi a sbloccare varie cose del nostro no, voglio farlo così, del vario non abbiamo ancora nulla, lo stile, i copricapi, le varie cose che poi si andranno a mettere, vediamo un po' così. Stendardo, vediamo, non abbiamo tanto al momento, prendiamo questo. Slot statistiche, un po' come si vede anche su Overwatch, mi viene in mente le armi, vedete le armi che ci sono: bazooka, il fucile d'assalto, il fucile a pompa, la mazza da baseball, lo scudo razzo, il blaster, insomma un sacco di cose. Nell'addestramento possiamo provare le meccaniche di salto, di movimento, e poi qua ci sono le varie modalità. Modalità ultima squadra, richiedono il livello 5 consigliato. Noi lo proviamo in modalità deathmatch, vediamo. Il gioco è uscito il 1° di dicembre, lo sto giocando oggi che è il 3, quindi vediamo un attimino se troviamo delle persone. Il gioco è cross platform, ho accettato io di utilizzare il cross platform, quindi sfiderò anche gente proveniente da altre console. Abbiamo trovato un match, che è una buona cosa perché comunque su Steam ci sono circa 200 persone che hanno recensito il gioco, quindi io mi aspetto almeno un migliaio se non di più di acquisti, e qua ci sono tutti i giocatori. Avvio partita in corso, vediamo che cosa succede, vediamo. Io non so giocare, ma sono tutti livelli bassini, io sono livello 1, ho appena iniziato. 7 secondi, cerchiamo di capirci qualcosa. I tasti sono semplici perché con la Q usiamo l'oggetto rapido che recuperiamo, con lo spazio saltiamo e ci muoviamo. Allora, iniziamo ad aprire la prima cassa. Abbiamo preso un po' di cose. Guardate, vedete che abbiamo la banana, il left control con quello. Allora, cerchiamo di capirci qualcosa, perché qua vedete che abbiamo le due squadre. Anzi, dire la verità, non sono neanche due squadre, siamo tutti contro tutti qua. Quindi io voglio capire cosa fa questo. Ah, fighissimo. Ok, molto figo. Mi hanno ucciso. E vado verso l'ultimo posto, ma adesso ci rigeneriamo in un altro punto, ovviamente. Olè! Posso recuperare... figo perché posso cambiare anche arma. È veramente uno spettacolo, perché vedete che qua dentro non si vede quello che c'è. Ormai mi sta puntando. Scusate se non parlo, ma voglio provare a ricaricare l'arma. Ok, ricaricata. Adesso scendo giù. Mi sembra di averlo visto lì. No? Ok, ho preso un sacco di altre cose. Weila, non si scherza più qui, eh. Vedete che poi quando entro nel tubo si vede cosa c'è all'interno. Io rimango qua nascosto un attimo perché voglio vedere. Oh, la pistolina così. Ho il tasto sinistro del mouse che mi fa dare la mazzata. Tasto medio do la banana, che non so. Boia mondo, che roba! Bisogna imparare come anche in Worms. Col tasto Q ci si cura quando si ha un medikit. In alternativa si può prendere anche la bevanda energetica, così come altri oggetti, e rimane tutto comunque segnato qua negli oggettini, vedete, che potete prendere. Possiamo usare la fune sospesa per andare su. È veramente figo da fare anche con amici. Qua vediamo se c'è nascosto qualcuno. No, però quello mi ha visto.
Mamma mia, mi ha visto entrare. Mi sono messo 2 kill e 3 morti. Vabbè, dai, vediamo come sta andando. Allora, sicuramente non è il gioco della vita, però c'è da dire, costa poco. È un discorso di deathmatch o battle royale veramente strano, nuovo. Questo qua lo voglio. Ma ce l'ho già, non me lo prende? No, perché ce l'ho già. Quello sta facendo un gioco sporco, eh. Ma non ho la banana da lanciargli. No, però ho left control, che è il jetpack. Mannaggia, mi ha ucciso da dentro lì. Vabbè, sta andando veramente malissimo. Bello questo effetto comunque qua di vetri così. Allora, vediamo un po'. Ho questo fucile qui. Ok, che è una mitraglietta. Possiamo rimbalzare da una parete all'altra per arrampicarci. Qualcuno ha messo lì una banana, ma... Questo cos'è? Rampino. Left control. Sono andato via ed è esploso tutto, quindi... Eh sì, quello lì è un po' rotto i maroni, però, eh. Ok, uno l'ho ucciso. Vediamo se riesco a uccidere anche l'altro. No, sono morto. Terza kill. Direi che su 25 sto arrivando 17esimo. Mi piacerebbe arrivare nella parte sinistra della classifica, come si usa dire in questo caso, ma... vediamo se sarà possibile. Ho ancora il fucile a pompa. Qui dentro non c'è nessuno, però potrei pensare io di nascondermi qui, ma... Ho sempre paura di qualche trappola, di qualcuno che si nasconde qui. Qua non c'è nessuno. No, è veramente... Poi, per quanto non sia originale un Battle Royale al giorno d'oggi, io lo trovo assolutamente geniale l'idea di farci un Worms di questo tipo qui. Bisogna avere un'abilità che va oltre quella che è di un Battle Royale, diciamo, in 3D, perché qua bisogna veramente essere coordinatissimi, cosa che io non sono. Questo qui che cacchio vuole? Ok, che cacchio, l'ho ucciso. Vediamo cosa per... Devo ancora imparare bene... Cos'è quella? La bomba santa. E funziona. E adesso mi metto io qui dentro. Vediamo un po' se ho qualche... cos'è questo? Cos'è questo? Boia mondo, che bello! Ricarica, 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 ricarica. Adesso li aspetto qui e campa un po'. E non è morto! Adesso sì. Perfetto. Adesso però sa che sono lì, quindi insomma non ha molto senso nascondermi. Però resto qui. Vediamo. Vediamo, non ho ancora capito se fa danno solo a me. Eccolo lì! I colpi, devo cambiarla. No, 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 ce l'ho ancora, ce l'ho ancora. Vediamo, vediamo, vediamo. Quello continua a cadere. Vediamo, non mi vedono, quindi non sanno che sono qui. Continuano a volare giù. Vediamo. Quello arriva. Olè. Ho fatto una gran cosa stavolta. Sono salito, eh sì, sono salito di là. Ottimo, ottimo. Quanto manca alla fine? Perché non so, 2 minuti. 2 minuti, dai, 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 ragazzi, che stiamo andando bene. Cambiamo l'arma. No, ho finito i colpi, quindi mi resta la mitraglietta che ricarico prontamente. Tasto sinistro, controllo il jetpack. No! Quante uccisioni ho fatto? 7-7. Dai, sono andato in pari, che non è male, eh? Non è malaccio. Allora, poi dopo aver finito questa partita, magari vi faccio vedere un po' le altre modalità, nel senso quelle che si possono scegliere, e soprattutto facciamo una live, prima o poi facciamo una live di questo gioco, assolutamente. Quello lì chissà se mi vede, perché è entrato lì. Ma cacchio è andato? Ma quello mi vede che sono lì. Questo spara pallettoni. Mamma mia che palata. Uccidete un po' tra di voi che adesso arrivo anch'io. Perché non riesco a salire? Ok. Cioè, entra qui e dove va? Scusa, entri lì e dove vai? Usa l'ascensore. Ok. Ok, qua è morto qualcuno perché è pieno di armi. Eccolo lì sopra. Bellissimi vetri così. Ma... Vabbè, voi gente brava. Vi dico solo che c'è una sorta di protezione contro gli hack. Non so come si chiama. Ah, qua si può scendere così. Ok.
E si muove anche per caduta, non si prende danno. Ok, adesso si torna a ragionare. C'è una protezione anti-hack che non so se è quella di Siege o di Overwatch, non la ricordo. Me la stavo cavicchiando, però sono morto male. Come siamo messi? Sì, 14esimi, manca poco, 7 secondi. Io direi che me ne sto ben nascosto sperando di arrivare nei primi 10, che sarebbe comunque un risultato dignitoso. Vediamo un po'. Ok, finisce qui. Beh, ha vinto lui, livello 17. Io sono arrivato... sono arrivato al 14esimo. 8-9, che di tutto rispetto, a parte che lui ne ha uccisi 33, quindi insomma... andiamo avanti. Si prendono dei soldi, dell'esperienza, per salire di livello, quindi possiamo anche sbloccare poi nuove cose. Molto bene, molto interessante, molto carino. Questo magari ve lo passo come gioco bonus, diciamo, un giorno. Poi ci faremo una live, ho detto, perché secondo me è un gioco che si presta tantissimo una live, un po' di intrattenimento. Ora, volevo giusto così, visto rapidamente come funziona Worms Rumble, farvi vedere quali sono... Allora, è un peccato, ma anche un vantaggio, il fatto di non continuare a... diciamo, continuare a giocare, bisogna riavviare la partita. Qui ho risolto il mio dubbio perché possiamo aggiungere gli amici, quindi fare team e andare a giocare con gli amici. Le modalità sono deathmatch normale, scusate, ultima squadra che non so cosa sia e ultimo verme. In sintesi sono un battle royale a squadre o singolo. Chiedono livello 10 consigliato perché ovviamente lì le squadre sono molto più forti, insomma, più ferrate nel gioco. Bene ragazzi, questo era Worms Rumble, fatemi sapere cosa ne pensate, video rapidissimo ma giusto, ci siamo anche divertiti e alla prossima ragazzi, ciao ciao!